va una ragazza che frequenta la quinta scuola primaria di primo grado all'Istituto Comprensivo di Teglio, Chiara Morelli. Per quello che riguarda la scuola secondaria di primo grado, la vince un ragazzo che frequenta la classe prima, Davide Giudicacci. Una ragazza che frequenta la prima liceo scientifico Carlo Donegani con indirizzo sportivo, Alessia Haini. Questi i vincitori del concorso letterario riservato agli studenti La Penna Viola, voluta dal PGS Auxilium in ricordo e omaggio al giornalista sportivo Beppe Viola, scomparso nel 2021. Una giornata in ricordo di Beppe, siamo ancora tutti emozionati, è stato bellissimo vedere i tre alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado presentare i propri elaborati che hanno partecipato al nostro concorso e premiare queste due ragazze della PGS Auxilium e questo ragazzo del rugby Sondrio che hanno portato a casa l'immagine di Beppe nel trofeo che abbiamo realizzato per lui. È stato un onore avere con noi Antonello Riva, uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi, che quest'anno, oltre che a partecipare alla cerimonia di premiazione, ha presenziato anche nella palestra del liceo scientifico Donegani ad un incontro con i ragazzi. E siamo davvero molto contenti e credo, banalità, però è vero, lo penso, Beppe sarebbe molto contento di questo. Quello che posso vedere, di cui ne vado anche molto orgoglioso e fiero, è che anche a distanza, diciamo, di qualche anno dalla sua scomparsa viene ricordato sempre di più, e questa è una cosa molto, molto bella, e a vedere appunto che era così amato e ben voluto un po' da tutti quanti. Quindi vi lascio immaginare, io che ero suo figlio, quindi come sono cresciuto, e posso dire che ho tantissimi bei ricordi suoi. Questo sì, e non potevo avere un padre migliore, quindi me lo porto sempre nel cuore, sempre con me e con tutti quanti voi, quindi ringrazio veramente tutti quanti anche di questa iniziativa che è veramente molto molto bella e ne vado molto grato, anche perché so che a lui questa cosa qui fa un sacco di piacere. Quali parametri sono stati adottati per giudicare questi ragazzi? A me e ai colleghi della Commissione è piaciuto sottolineare ed apprezzare gli aspetti di natura morale, etica, della condivisione di valori che è estremamente importante in questa generazione adolescenziale, perché lo sport, come si usa dire ed è vero, insegna anche quella che un tempo si usava definire l'educazione civica. Oggi un incontro con i ragazzi del liceo, com'è andata? Giornata emozionante, prima di tutto perché amo la Valtellina, quindi ogni volta che vengo in questa zona ho un'emozione particolare, mio padre mi portava da piccolissimo. E poi quando incontri i giovani che vedi dagli occhi, che hanno questa, che sprizzano energia, sprizzano voglia di vivere, e vogliono anche scoprire lo sport, tramite lo sport la vita. Quindi devo dire che è stato un incontro molto molto interessante, mi ha permesso anche di vivere emozioni particolari, perché nel ripercorrere, nel rivivere un pochino i miei trascorsi ha suscitato in me una grande emozione.